Il Comune di Teramo ha presentato un regolamento contributivo a favore di nuove imprese e aumento occupazionale a seguito dell'emergenza Covid-19. L'obiettivo è quello di favorire la nascita sul territorio di nuove imprese nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi innovativi. In questo modo l'amministrazione comunale ha elaborato un protocollo di indirizzo, un regolamento che prevede la concessione di contributi calcolati sulla base degli oneri fiscali dovuti dall'impresa al comune, in particolare IMU e TARI, escluso la COSAP. Abbiamo sviluppato una politica fiscale espansiva sulla città di Teramo e in particolare per tutti i nuovi insediamenti nei prossimi 3 anni abbiamo tagliato completamente la TARI e l'IMU. Quindi si parla di nuove attività, di attività di nuova costituzione, ma si tratta anche di dislocamenti di sedi operative e di sedi legali delle varie attività economiche. Quindi stiamo avviando questo regolamento che naturalmente dovrà essere approvato poi in Consiglio Comunale. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro anche con la minoranza che ha in qualche modo vuole integrare alcune utili, secondo me, tra l'altro, iniziative che sono emerse in commissione, quindi al prossimo consiglio, quello del 30, andremo ad approvare questo regolamento che in qualche modo poi si lega anche alle nuove occupazioni che sono comunque legate ai residenti del territorio teramano, della nostra città, e in qualche modo quindi stiamo guardando anche all'occupazione della nostra città in un momento veramente difficile, dove guardiamo alla ripartenza come un momento dove si può provare ad investire e il Comune è a fianco di tutti coloro che proveranno a fare questo passo. Assessore, questo per quanto riguarda le nuove attività, mentre per quelle che già sono sul territorio? Per quelle che sono già sul territorio, oltre a pensare già da questo regolamento a un indirizzo che possa portare poi a contributi in conto capitale, sempre su investimenti, stiamo pensando anche di approvare la seconda parte di questo regolamento che prevede invece lo sgravio della TARI, in particolare del 30, 50, 80 e 100% per coloro che assumono persone residenti del Comune di Teramo. Quindi grandi possibilità anche per chi vuole investire in forza lavoro sul nostro territorio.